Jam TV. Pochi giorni fa il Covid-19 ha fatto una vittima nel mondo della musica, si chiamava John Prine, era un artista magari conosciuto da pochi ma ammirato da tanti, soprattutto dai suoi colleghi, da Bob Dylan in giù. John Prine nel 1971 faceva, pensate, il postino, però passava le sue serate in un club di Chicago a scrivere e cantare le sue canzoni con l'amico Steve Goodman. Un giorno entrambi sono stati scoperti da Kris Kristofferson e hanno ottenuto un contratto discografico. Un altro amico aveva detto, suggerito a John Prine di scrivere una canzone sui vecchi. Era rimasto colpito da un altro brano che John Prine aveva scritto dedicato alle persone di mezza età. Gli disse, vedrai, sarà un successo se lo farà. E così John si era immedesimato in una donna di mezza età che magari si guardava allo specchio, scopriva le sue rughe, però scopriva anche altri modi di essere affascinante. Questa canzone si chiama Angel from Montgomery, e Montgomery, Alabama, è la città natia di Hank Williams, l'idolo musicale di John Prine. Una canzone che John Prine ha cantato, ma che è stata portata poi al successo da tantissimi altri artisti come James Taylor o Bonnie Raitt. Un modo per ricordarlo, una grandissima canzone che ci fa appunto rimpiangere la scomparsa di un poeta per pochi, amato però da quelli che conoscono bene la musica. Flies in the kitchen, I can hear them there buzzing. They ain't done nothing since I woke up today. How the hell can a person go to work in the morning, come home in the evening and have nothing to say? Thank you.